Proliferano negli ultimi tempi gli episodi di microcriminalità a robecco d'olio. Solo nell'ultimo mese si sono infatti verificati almeno 25 furti ai danni degli abitanti del comune in provincia di Cremona, per non parlare della rissa avvenuta ieri in un bar in via Martiri della Libertà, che ha coinvolto un 43enne straniero, il quale ha iniziato ad importunare la clientela e il proprietario del locale, ed un giovane, anch'egli non italiano, che aveva cercato di placare gli animi. Ne è scaturito uno scontro violento, nel quale il primo ha avuto la peggio. Dopo una scarica di colpi sarebbe infatti finito a terra. Sono intervenuti sul posto ambulanze e carabinieri per sedare gli animi e soccorrere il ferito. Sono uscito fuori a fumare una sigaretta, bar di fronte così, ho visto una terra così, poi un ragazzo che chiamava l'ambulanza. Dopo sono usciti, venuti i carabinieri, basta. Penso avevano bevuto. Ero di difesa, erano tutti là, quindi. Se sono uscito ho visto quello lì a terra, così, quel ragazzo lì, e basta. Oltre alla rissa c'è stato nell'ultimo mese, lei mi stava dicendo? Minimo una 25 di scassi nelle case, nessuno dice niente, nessuno fa niente, non si vede neanche un carabiniere in giro, non lo so cosa possiamo fare, siamo tutti un po' preoccupati perché anche il sottoscritto qualche anno fa gli è successa questa cosa, 25 giorni, 30 giorni, l'ultimo 3 giorni fa. Ti entrano in casa, anche non hanno paura perché entrano anche dalla porta principale, se c'è gente in casa non gliene frega niente. Vanno su il passamontagna, prendono su e tornano, vanno via. Siamo disperati con tutti questi che ci sono in giro di notte. Non si può più stare tranquilli in casa, ci dobbiamo arrangiare.